necessario che incominci da questa situazione vergognosa. Vergognosa. È vero, qui è una vita che quando piove, purtroppo avviene questo, perché le pietre, il brecciolino, la sabbia scende dalla montagna e si riversa qui sulla strada. Però nel passato, dopo poche ore, si pensava a ripulire. Qui sono già 4-5 giorni, nessuno viene, nessuno si incomoda di dare sollievo ai problemi dei cittadini che abitano qui nel cosiddetto centro storico. Cosiddetto centro storico, ma noi siamo venuti per un altro motivo. Il nostro operatore Giovanni mi ha fatto vedere le catene, immagini che dimostrano come nel passato si pensava di aiutare la popolazione creando degli sbalzi che attenuassero la caduta delle acque e del fango. Le balze, man mano che scendevano dalla zona montana, chiaramente ritraevano l'acqua, ritraevano la terra, ritraevano le pietre e si evitava di avere questo scoggio. Via Tramontana, perché siamo venuti qua? Perché ho necessità di farvi vedere come questa sia un'altra strada che viene dalla zona montana e che chiaramente porta giù acqua e detriti. Fortunatamente da qui scende solo acqua, pietre, brecciolino non ne scende, fortunatamente. Perché vi dico questo? Perché fra poco io vi farò vedere dove veniva incanalata l'acqua che scendeva dalla zona montana, perché era, diciamo, una rete molto molto precisa che convogliava le acque piovane, ma ve lo farò vedere fra qualche secondo. Intanto notate, qui siamo nei pressi di uno dei pozzi gestiti dalla Core, pozzi che si trovano sul territorio paganese, quindi pozzi di pagani, falde che si trovano qua sotto con acqua purissima, area sottoposta a videosorveglianza, divieto di abbandono dei rifiuti, però, guardate qui, guardate un po' cosa c'è, amianto quanto ne volete, guardate, beh, vi devo dire la verità, quasi mi sono stancato di andare a scovare isole ecologiche, perché sì, chiamiamole isole ecologiche, visto che qui si viene nottetempo durante la giornata e si abbandonano i rifiuti. E non è solo questo, perché dall'altra parte, all'ingresso del pozzo, ce n'è ancora un altro bel mucchio bruciato. Questo è uno dei tanti canali che convogliavano le acque che scendevano dalla montagna. Noi siamo stati a via Striano sulle catene, siamo stati a via Tramontano sulle ex catene. Le acque che scendevano da quelle strade, da quei valloni, si convogliavano in questi canali, canali che camminavano radendo la città. Molte acque si però fuoriuscivano, esondavano e si immettevano su questa strada interpoderale, che oggi è una strada di collegamento bellissima, ma dovete immaginare che 30 anni fa, 40 anni fa, questa era una stradina interpoderale sulla quale non si poteva camminare, perché l'acqua che scendeva, l'acqua che esondava da questi canali, scendeva per via Sorbello, per questa strada, e portava le acque in una vasca che dopo vi farò vedere. Ma Giuseppe, erano tutti palloni che portavano le acque là dentro. Chiudiamo questo servizio in vasca Pignatale, spiego perché. In questa vasca, che è stata, diciamo, attrezzata così negli anni 80, 1980, post terremoto, per allocarci i container, venivano convogliate tutte le acque che scendevano dalla montagna e qui diventava un laghetto.